Grande partecipazione alla celebrazione per il 10° anniversario dell'ordinazione episcopale e dell'inizio del ministero pastorale di Padre Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro. La cattedrale di Teggiano, che vivrà giorni di festa in onore di San Cono, patrono di Teggiano e della diocesi di Teggiano Policastro e che si festeggia oggi, ha accolto decine di fedeli insieme ad autorità civili, militari e religiose che hanno voluto essere presenti in occasione della celebrazione rimandata a causa dell'emergenza sanitaria per il coronavirus. Padre Antonio De Luca fu ordinato vescovo della nostra diocesi, infatti, nel gennaio del 2012 nella cattedrale di Napoli. Grande festa quindi a Teggiano per il santo patrono della cittadina e della diocesi e per il vescovo De Luca. Consentitemi di condividere un sentimento della schiettezza che mi contraddistingue. Rinviandolo di mese in mese questo evento, avevo cercato in ogni modo di evitarlo per non affastellare le vostre agende e dei sacerdoti. Però purtroppo i collaboratori più stretti hanno insistito che si facesse e io ho chiesto, vabbè, facciamolo in prossimità di San Cono, patrono della diocesi, ma mi ha convinto soprattutto quanti mi hanno detto, ma in fondo non è un evento che riguarda te o solo te, ma è la nostra Chiesa diocesana, i parroci, gli operatori pastorali. Ed ecco, scusatemi se anche io ho contribuito con questo invito ad appesantire le già rigonfie agende. Però non posso non nascondere un grande sentimento di affetto, di stima e di gratitudine per tutti voi.